Bentrovati dal TGR, si mette dunque in moto la macchina dei controlli per vigilare sulle nuove norme anticontagio introdotte dall'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Conte. Lo ricordiamo, prevede fra l'altro una stretta sulla movida ma anche sulle feste private. Niente giste scolastiche né calcetto. La quarantena passa da 14 a 10 giorni. La nostra apertura di Lorenzo Materazzini. Locali aperti fino alle 24, divieto di consumo in piedi dalle 21, mascherine obbligatorie anche all'aperto, stop a feste private, cene con massimo di 6 persone e fortemente sconsigliate. Il nuovo DPCM licenziato dal governo non arriva agli estremi di quello dell'11 marzo, ma sicuramente opera un giro di vite alle interazioni sociali. Per garantire il rispetto delle nuove regole si sta mettendo in moto la macchina dei controlli coordinata dalla prefettura. Avevamo cominciato con le forze di polizia a fare una serie di riflessioni per cercare di incrementare la nostra attività di controllo sui territori. Tra le novità più rilevanti del DPCM, stop a gite scolastiche, partite di calcetto e in generale a tutti gli sport amatoriali, restano chiuse discoteche e sale da ballo, ok a cinema, teatri e spettacoli e ad eventi sportivi ma contingentati. La vera sfida, dice il prefetto, è la responsabilizzazione di tutti i cittadini. Ecco, dopo quel primo tempo della partita, negli spogliatoi probabilmente c'è stato un po' di rilassamento e adesso siamo impegnati proprio per evitare che si possa ritornare alla fase più critica.